vari maestri che hanno portato alla Papa, in ogni altare, anche soprattutto secondo i canti, che sono rappresentati secondo quello che è avvenuto nell'arte italiana, sia attraverso la pittura che la scultura. Ci sono i putti, cioè le solo teste, con le ali alle orecchie, diciamo così. Poi ci sono gli angeli completi, che hanno un significato anche simbolico alle cose, no? E mi è venuto in mente di quanto ne sono questi angeli. Se cominciamo da questo altare, vedete, già attorno a questi simboli che rappresentano il cuore interno, ci sono quattro angeli che mantengono questi simboli. Ai lati sono due angeli che sarebbero allegorie, diciamo così, che rappresentano il loro significato dell'altare dedicato allo Spirito Santo. Questo autore, Giambattista Spinelli, è uno dei tanti artisti che vengono contestati a Chieti. Noi diciamo che Giambattista Spinelli è nato a Chieti. Chi lo dice che è nato a Bergamo? Io commento per farlo pietino. Come lo zingaro pittore, Antonio Solano, viene dimenticato da Venezia, gli Ascoli vicino, da Macerata. Il Ravizza ci ha perso una vita a dimostrare che invece era nato a Chieti. Quindi sono anche queste curiosità che possono interessare, che io ho cercato di raccogliere in questo libretto, che non è possibile dare a tutti, però chi lo vuole lo può richiedere a Italia Nostra. Perché gli angeli? Il daimon, cioè, significa già esistente nella cultura greca, viene rappresentato nella Chiesa come il tramite tra il cielo e la terra. Ognuno di noi ha un angelo custode. Uno dei studiosi di questo settore è stato Dionigi, lo pseudo Dionigi, l'Areopagita, che ha scritto addirittura una gerarchia celeste per descrivere tutti gli ordini degli angeli, e lui ne identifica tre ordini di tre caratteristiche: sono i serafini, i cherubini e i troni. Il secondo ordine sono le dominazioni, le virtù e il la vista, no?